Ciao a tutti e benvenuti nel primo vlog del 2019, finalmente! Ci ho messo un po' di tempo per riprendere a fare i video qua su YouTube e il motivo è che avevo dei progetti in sospeso da più di un anno, ma per chi come me fa video su YouTube saprà che le scadenze per fare i video mettono tutto il resto in secondo piano, perciò non ho mai avuto il tempo per mettermi con calma e creare quello che avevo in mente. Quindi ho usato il mese di gennaio per realizzare alcune cose che avevo appunto in sospeso. La prima, per chi mi segue su Instagram lo sa già, è creare un set di carte cartaceo proprio per bimbi unisex, quindi adatto sia a maschietti che femminucce, ma la particolarità di questo set voleva essere quella di contenere all'interno anche tutti gli elementi per costruire proprio un album per bimbi da zero. E questo è quello che ho fatto, vi farò vedere tutte le fasi della progettazione, del disegno e anche della prima stampa che ho ricevuto questa settimana, e nel prossimo vlog spero di potervi far vedere il set completo. Però di tutto questo vi parlerò in una diretta, la farò prima su Instagram e poi su tutti gli altri social, dove appunto vedremo insieme tutte le pagine del set e il modo per accedere al tutorial. In queste settimane naturalmente non mi sono fermata con gli ordini e ho realizzato un album per bimba che appunto vi mostrerò, e ho messo anche in vendita nuovi prodotti sul mio shop Etsy, tra cui appunto gli album, perché molte persone mi chiedono come poterli acquistare. Allora ho deciso di metterli sul mio shop Etsy, in questo modo potrete ordinarli da lì. Naturalmente sono personalizzabili completamente, quindi come ho fatto sempre potrete parlare con me e decidere insieme le tipologie di rivestimenti, tematiche e le varie personalizzazioni. Visto che ho creato il set per i bimbi, come vi dicevo, ho estrapolato alcuni elementi molto carini che ho disegnato per quel set e ne ho fatto dei biglietti d'auguri carinissimi che appunto vi mostrerò in questo vlog e che potete trovare sempre sul mio shop. Ma non mi sono dimenticata che si sta avvicinando la festa di San Valentino, per cui ho anche elaborato un set di carte dedicato a San Valentino, questa volta in digitale, che potete già trovare nello shop, e vi farò vedere le varie prove e quindi tutte le fasi, come sempre, della realizzazione. E tutti i progetti di San Valentino che ho realizzato finora e che vedrete nei prossimi giorni sono stati fatti appunto con questo set, quindi li ho subito provate e ho visto subito la resa di queste carte, che secondo me è carinissima. Niente, quindi vi lascio ai vlog di gennaio, dalla prossima settimana comincerò a farli in modo più regolare, quindi rimanete con me, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Dunque, come vi dicevo, il primo progetto di quest'anno sarà il mio set di carte stampate e che appunto sto realizzando in questi giorni. Vi faccio vedere gli elementi che ho già disegnato per questo set, che sarà appunto un set con colori unisex, ma non ho ancora terminato di disegnare tutti gli elementi. Quindi adesso insieme a voi ne realizzerò un altro. Ho appena terminato di fare la stellina e adesso farò la luna, sempre con questi occhietti qua ridenti, molto molto carini, e che quindi andrà a completare il set.
E quindi eccolo qua, il mio primo gruppo di elementi decorativi che andranno a comporre le mie carte. Adesso ho esportato questo file come file per Photoshop e lo aprirò sul mio computer dove ho appena preparato la pagina adatta e adesso importerò qua tutti gli elementi e comporrò la scena. E allora eccoli qua tutti i miei elementi trasferiti, ho anche fatto uno sfondo in acquerello, quindi l'ho trasportato qui in modo che se mi servisse per fare qualche sfondo ce l'avrò. E ho fatto anche una prova di stampa, in questo modo riesco a rendermi conto della resa dei colori stampati, perché appunto questo set verrà stampato e quindi è importantissimo vedere che i colori rendano bene anche stampati e non solamente su schermo. Allora, prima carta terminata, ho fatto una carta tutta di palloncini e il tutto ha una texture che voi dallo schermo non riuscite a vedere, però stampata si vedrà, in acquerello. Ed eccola qui la composizione con gli elefantini e il palloncino a forma di cuore, bellissimi, veramente carinissimi, mi piace un sacco come è venuta. Per oggi direi che posso staccare perché sono letteralmente esausta a furia di fissare lo schermo e mettere elementi, però sta venendo veramente bene e sono fiduciosa che riuscirò a terminare tutto, perché non vedo l'ora di vedere queste carte appunto stampate e che le posso toccare. Oggi mattinata produttiva, guardate un po', sto ancora terminando il mio set di carte e sto creando questi bellissimi sfondi. Che ne dite? Questa mi sembra quasi una stoffa, sarebbe molto carina su una copertina, sempre per bambini. E poi stamattina sono stata veramente produttiva e ho fatto anche questa qui con i cuoricini. Poi ho fatto questa con le stelline e poi questa con le righe. Questa è la prima con tutti gli elementi solamente con le linee bianche di contorno. Mi piace un sacco come è venuto. C'è anche l'effetto della carta acquerello un po' craft. Eccole qui, le ho messe tutte insieme, direi che l'effetto è strabiliante, mi piacciono da morire. Fatemi sapere magari nei commenti. Qui il titolo è Baby Powder, perché ho pensato che queste carte volessero trasmettere proprio quella delicatezza di un neonato e il profumo del talco, sapete quando il bimbo è appena uscito dal bagnetto, si mette il talco, e volevo proprio dare questa sensazione anche con il titolo, quindi l'ho chiamato Baby Powder. E con il nuovo anno riprendiamo anche gli ordini degli album. Questo qui è un album per una bimba da 25x25 cm. Come vedete ho già preparato tutti i cartoncini per le pagine e queste sono le copertine che ho già rivestito. Questa qui è quella per il retro, mentre questa andrà appunto nella pagina principale. Poi vado a piegare e rivestire tutte le pagine e come sempre procedo alla decorazione. Quindi l'album per la piccola Aria è terminato, vi faccio vedere un po' dentro. Io nelle copertine, visto che questo è grande, è un 25x25, metto sempre la possibilità di mettere delle foto anche sulle copertine, perché comunque è uno spazio che si può sfruttare. E quindi niente, inizia come tutti gli album, la prima ecografia, qui abbiamo la foto col pancione con tutte le misure in base alla crescita della pancia e finalmente la nascita,
poi qui ho messo delle foto a cascata. Ecco qui la scelta del nome, eccetera. Questo continua poi naturalmente con tutte le altre caratteristiche e tutte le foto da inserire dentro. La bellezza del 25x25 è appunto la possibilità di inserire delle foto a parte molto grandi, ma sia in orizzontale che in verticale naturalmente, e quindi questo è un vantaggio. Niente, adesso vado a impacchettare questo album, così lo tengo pronto perché il corriere starà per passare e quindi adesso mi sbrigo. Ci siamo ragazzi, allora ho ricevuto il campione per vedere l'anteprima delle mie carte per il set unisex per bimbi, quindi adesso lo apriamo insieme, sono emozionata e non vedo l'ora di vederlo. Ed eccole qui, queste sono le due versioni tra cui devo scegliere, e a occhio io preferisco questa qui di destra perché non so se riuscite a vedere, è leggermente più rosata, mentre questa tende un pochino più al blu, quindi preferisco questa con i colori un pochino più caldi, visto che comunque il celeste è presente ovunque, quindi preferisco che gli altri colori siano un pochino più caldi. E niente, quindi ragazze, è ufficiale, adesso vado a farle produrre e poi le metterò nel mio shop Etsy. Questo è il retro, vedete, con tutte le targhettine che ho preparato, e poi andremo a fare il tutorial, naturalmente per tutti quelli che compreranno il set, perché altrimenti non ha senso. Farò il tutorial dedicato e quindi realizzeremo insieme un album da zero con queste carte, non vedo l'ora. E oggi volevo anche creare dei bellissimi biglietti d'auguri con questa stupenda carta un pochino ruvida, in realtà questa è una carta per colorare con gli acrilici, e la vedo perfetta per dei biglietti d'auguri in stile acquerello, molto molto belli, sfruttando il fatto che ho fatto gli elementi per il set dei bambini, e quindi magari utilizzando gli elefantini che ho disegnato per quel set, e fare un pochino di biglietti d'auguri che poi metterò in vendita sempre su Etsy. Quindi ho impostato un nuovo documento su Photoshop, pensando appunto di ritagliare in quattro parti questo foglio in A3, e quindi adesso metterò tutti gli elementi. Ho deciso di mettere uno sfondo, questo qui è uno sfondo effetto acquerello che ho fatto sempre per le carte, e poi sopra un elefantino. Adesso scelgo un po' quale mettere, oppure magari ne faccio diverse versioni mettendoli un po' tutti. E niente, adesso vi faccio vedere un po' il risultato. Ed eccole! Secondo me sono venute veramente stupende, le trovo bellissime. Ho aggiunto questa qua con i cuori, perché mi piaceva molto l'idea di questi cuori soli soli sullo sfondo bianco, e queste sono le altre che avete già visto a schermo. Che ne dite? A me piacciono da morire, trovo che siano molto eleganti, qua ho messo il mio riferimento, sono molto eleganti come dicevo secondo me, e fanno un'ottima figura quando le usiamo per accompagnare un regalo. E quindi queste sono approvate, andranno sul sito. Allora, oggi ho disegnato qualche elemento decorativo per il mio nuovo set di carte di San Valentino, che sarà disponibile sul mio shop Etsy, e probabilmente quando vedrete questo vlog le carte saranno già online. Quindi questi sono gli elementi che ho disegnato io, e come vedete li ho divisi tutti per livelli,
Quindi adesso vado ad esportare tutte queste decorazioni e le porto su Photoshop. Ed eccoci, sono su Photoshop e ho già fatto la prima carta. Eccola qui. Questa volta sto lavorando direttamente in A4. Tanto questo sarà digitale, quindi diciamo che l'A4 sarà il formato che tutte utilizzerete per stampare, compresa io naturalmente. E niente, adesso vado avanti a comporre le altre. E ho fatto anche la copertina, eccola qui. Ho chiamato il set Romantic Time, naturalmente, per ricordare San Valentino. Però anche altri momenti romantici, non per forza solamente San Valentino, ma qualsiasi momento felice, romantico e d'affetto. E quindi adesso faccio una stampa per vedere un po' come escono. Naturalmente ho fatto già le prove di stampa con gli elementi e adesso faccio la prova di stampa della copertina. Mi sposto qui alla finestra perché il sole ormai sta tramontando, però ci tenevo a farvi vedere il risultato. E questo è il set che ho creato per San Valentino. Naturalmente ho utilizzato tutti gli elementi tipici di questa festa, quindi i fiori, i pacchi regalo, i cuori e i fiocchi, però ho voluto aggiungere anche delle mongolfiere perché mi sembrava una cosa molto romantica. Quindi adesso vado a montare tutto il set e inizio con i tutorial.